Amici di TV Viola, buonasera a tutti e bentrovati dal campo centrale del Regio Tennis Club di Barcellona, dove si sta giocando, dove si sta per giocare l'ultimo quarto di finale dell'ATP 500 di questa settimana. Abbiamo qui la sorpresa rivelazione del torneo, il nostro Adrianole Pietrosantovic, che nella partita precedente ha sconfitto con grande sorpresa del pubblico e dei bookmaker il più quotato Merdaccia Anelli, un bel 6-3, 6-2 addirittura. Il nostro Pietrosantovic è molto molto carico, anche se il figlio poco fa lo ha redarguito dicendo che fa sempre il dritto con la pancia all'aria come i vecchietti, però comunque sta scaldando i motori contro quel vecchio polpone del Solfazio, molto più uso a questo livello di gioco, però mai dire mai. Il nostro Adrianole viene da un periodaccio, però il match di ieri sera lo ha senz'altro molto caricato. Ci ha raccontato prima che la più grande soddisfazione del match di ieri sera è stato di sentirsi dare di pallettaro di merda, niente poco di meno che dal re del fango. E quindi adesso lo vediamo qui, pronto ad affrontare il Solfazio in un match tutt'altro che scontato, laddove il nostro mancino terribile è capace di ogni cosa nel bene e nel male, mentre il Solfazio è sempre molto solido nel suo gioco regolare, un po' il Batista Agut del Devialar, possiamo dire, un giocatore di grande sostanza, senza particolari picchi di potenza o di fantasia, però comunque è un giocatore di tutto rispetto. Vediamo il nostro Adrianole che va a rete a provare le volée, che non sono probabilmente il suo mestiere, però insomma, tanto vale provarle. Vedi mai che ogni tanto dovesse capitare di scendere a rete. Eccolo qua, molto carico, molto carico. In questo look all dark che ricorda un po' il Roger Federer con la maglietta dello sponsor Suburra. Il polsino verde fosforescente in tinta con la racchetta e le scarpe per non far lasciare nulla al caso, un po' sulle orme del nostro grande sponsor, maestro di stile di questo circolo. Un paio altri, vediamo un po' lo smash di Adrianole. Addirittura 4 di seguito, è un record mondiale questo. Adrianole, Adrianole, una dichiarazione per la stampa prima di cominciare il match. Dai, dai. Poi andremo dal Solfazio. Soddisfattissimo di ieri, ma tu devi giocare stasera. Cioè a lui non gliene frega niente del match di questa sera. Ha già fatto Ancora io ho la soddisfazione. i conti che tanto pure che perde stasera sono meno 8 punti in classifica. 48 su comunque In ogni caso è in vantaggio di 42 punti. 40 punti. Quindi lui la settimana l'ha sfangata, tutto quello che viene è guadagnato. È proprio un approccio molto professionale alla classifica. Intanto vediamo invece il Solfazio. Giocatore molto elegante il Solfazio. Adrianole alza palloretti a casaccio. Niente, non è il suo mestiere, alzare il pallonetto. Solfazio, Solfazio, una dichiarazione veloce per la stampa prima di cominciare il match. Dai, dai. Come? Guarda, il livello purtroppo oggi è È altissimo. altissimo. Temi questo avversario? È un avversario temibilissimo perché viene da una strisciata grandemente positiva. Ha stracciato Merdaccia Anelli, la tua bestia nera, La mia per bestia cui nera. sei preoccupato? Anelli e Bonanni sono i Sono due terribili, eh? Da imbattibili. bandire, da bandire. Beh, quindi sei preoccupato, Allora, giustamente. c'è Anelli e Bonanni e Adrianole, Adrianole. che è il junior.
Per cui tu sei molto concentrato. Molto concentrato. Sì, sì, va bene, non vogliamo distrarti. Poi tanto ci aggiornerete più tardi sullo score. Io mi aspetto di ricevere notizie da parte vostra. Per quanto riguarda il mio pronostico, se Adrianole porta a casa 6 game in tutto il match è un risultato. Anche perché sono stanco, 24 ore di recupero. 24 ore. Direi che è importante volare basso. È tutto quello, ogni 15 che viene è guadagnato. Tanto di guadagnato, tanto sempre 42 punti. Test fisico importante. Bravo, bene, bene, ci piace così. Modesto e consapevole dei propri mezzi e dei propri limiti, come dovrebbe essere ogni giocatore che si rispetti. Va bene, noi lasciamo questi due grandi atleti al loro match, gli facciamo in bocca al lupo e vediamo un po' che ci facciano sapere il risultato finale a breve. Prima di salutare tutti quanti, facciamo un salto qui in cabina di regia, dove c'è la maestra Adele china sul suo studio matto e disperatissimo, laddove sta cercando di far quadrare le tabelline di Excel con i nomi, è un po' improbabile. E Zevano Spons, quando ce l'abbiamo? Zevano Spons? Non è in programma Zevano Spons? No. Temo di no. Niente, eh? C'è un porzio sconsiglia. Lunedì mattina 25 aprile alle ore 9. Lunedì mattina? Sta volando basso. Ah, lunedì mattina esordio in D2 della messa. Ah, io fra l'altro devo dire che ieri sono venuto e ho notato un riscaldamento tra la maestra Adele e il maestro Fabio veramente ad altissimo livello. Pensavo veramente di aver sbagliato posto e di essere in qualche giocare in qualche con Fabio circolo. È sempre la miglior punizione possibile. Sì. È appagante e frustrante allo stesso tempo. Vabbè, d'altronde ragazzi, come giocare con Federer, insomma. Cioè. Esatto. Quindi lunedì alle 10 ci stanno. Alle 9. Alle 9, vabbè, non ci sarò. Maestra però... Federica, numero 1. Esordio da numero 1. Ah, grande. Beh, allora forse potrebbe... Questo quando, scusa, mi hai detto lunedì, potrebbe anche essere l'occasione per fare un alzataccio e magari venire a vedere questa cosa, perché sì. Maestra Federica è maestra Adele, ma maestra Federica numero number one, quindi... Sì, perché lei... è pari con Flaminia e quindi si intercambiano un po' nei singolari. Ma tu perché non fai tornei? Perché Flaminia l'hai stracciata recentemente, per cui diciamo che queste classifiche sono un po' lasciano il tempo che trovano. Non si, dice, di, non si dice, di, no? Diti nelle piaghe. Non si dice, non si, vabbè, d'altronde la maestra, prima che viene superata dall'allieva, insomma, un po' di acqua sotto i ponti deve passare. Vabbè, quindi comunque è un appuntamento importante. Esordio in D2, eh? Quindi... D2, abbiamo pescato anche un buon girone. Ma siete solo in tre? Sì, abbiamo due riserve. Che sarebbero? Mondini e Verdecchia. Due riserve scuola, under 16, no, /17/18. Quindi vi tocca giocare tutti i match, tutti i singoli doppi. Sì. Ho capito. Va bene, amici di Bubiolare, abbiamo qui Cyrano Cavalitto che ha preso le sveglie da Giorgio Schinkerli. Invece non è vero. Com'è finita? Ho perso il primo 6-2, il secondo l'ho vinto 6-1 e poi da Briccone un 19 per me. Grande Cyrano, un bello scalpo Schinkerli, niente male, complimenti. Sì, bei momenti brutti, belli. Quindi abbiamo Cyrano in grande forma? No, niente. Domani aspettatevi. Quindi è uno Schinkerlin disastroso? No, tutti e due belle cose, cose brutte. Vabbè, domani c'è un grandissimo doppio. Grandissimo doppio. In cui Cyrano gioca in coppia con Merdascia. Sì. Contro il sottoscritto e niente po' di meno che... José Francisco Cavacepossi. Domani è presa una buriana dei 50, sì, 50 nodi, per cui chissà cosa riusciremo a fare. Però va bene, questo è il tennis, nel bene e nel male. Intanto il match di Adrianole è cominciato. Vediamo qualche sprazzo di qualche scambio. 30 pari. Ma score? 0-0. È cominciato adesso, 30 pari. Vediamo questo primo game e poi salutiamo tutti e andiamo a mangiare qualche cosa. Bella prima di servizio, bravo. Un dritto a rete con la pancia all'aria come i vecchietti, come si... 30-40, attenzione, palla break subito in apertura, attenzione. Però vogliamo dire, l'eleganza di questi due giocatori è notevole, eh? Cioè Sorfazio si sa che è un'icona di stile, ma anche Adrianole in All Black, sì, ma anche con... Quella della... da Suburra, sì.
Sì, sì, net, confermiamo. Solfazio è molto forte, ma un po' sordo. 30-40 comunque. Vediamo, Adrianole qui. Regalone, regalone da parte del Solfazio. Non è da lui, non è da lui rispondere così. Ha preso la riga, sì, sì, sì. 40 pari. Adrianole qui. È entrato concentrato, questo è poco ma sicuro. Un'altra riga. E un altro dritto a rete con il dritto con panza all'aria come i vecchietti. Come dice il nostro grande Francesco, campioncino in erba, futuro. Sì, 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 sì. Prima l'abbiamo visto Francesco e ha criticato molto la tecnica del padre, ma d'altronde. Ma c'è consapevolezza. Due palle, quindi altro break point per il Solfazio. Tanto sul campo 2 Giorgini di Lorenzo. Oh, tira fuori. Tre errori di dritto per il nostro Adrianole in questo primo game. Il Solfazio si porta subito avanti di un break 1-0. Ma la partita è molto lunga, molto lunga. Va bene, allora salutiamo Cyrano Cavalitto, salutiamo la maestra Adele, salutiamo il gattone rosso. Totti. Questo è Totti. È Totti? Non lo so se è Totti, io non li conosco i nomi. Comunque, diamo appuntamento a tutti, alla prossima. Per gli amici di TV Violare è tutto e arrivederci a presto. Ciao Solfazio, saluta la stampa. Ciao, ciao, ciao.